L'unica cosa che volevamo fare è stare separati. E le scadenze delle concessioni balneari creano ancora polemiche. Ieri lo sciopero dei balneari. Vogliamo regole certe, comuni e adesso anche celeri. Aspettiamo con fiducia che il governo adesso metta mano a questa legge che metta sicurezza a tutto il reparto. Primo giorno di sciopero per i balneari ed è già guerra sui numeri sull'adesione. Divisi i sindacati, FIBA Confesercenti tra le associazioni che hanno organizzato la protesta fa sapere che la partecipazione è stata di gran lunga superiore alle aspettative, con oltre l'80% delle adesioni. Per il Codacons si è trattato di un flop. Al centro dello sciopero il nodo sulle concessioni balneari. Noi chiediamo chiarezza al governo, siamo in questa impasse oramai da troppi anni, non abbiamo certezze sulle concessioni e sul nostro futuro. Vogliamo far capire che siamo stanchi, vogliamo certezze per le nostre aziende. Sono anni che aspettiamo che finalmente si parli del tema e lo si risolva. Per Assobalneari, Federbalneari e CNA l'iniziativa è stata un flop, sfilandosi così dalla contestazione che divide anche i bagnanti. C'è chi è arrabbiato. Cerchiamo di comprendere, però non va bene, cioè assolutamente un disservizio che si crea, noi non abbiamo colpa, abbiamo diritto di avere quello per cui paghiamo. E chi trova soluzioni alternative? Vado nell'acqua, vado a fare una passeggiata nell'acqua, guardi ma dove sta il problema? E qualcuno invece sostiene le scelte dell'Europa. Quando un proprietario di un lido ha 200 ombrelloni a 1000 euro l'uno e mi paga durante l'anno una tassa minima, non è giusto.